Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo episodio di Minecraft. Allora, è da parecchio tempo che non mettevo video sul mio canale, più o meno una settimana, sì, mi sembra, perché ho avuto contrattempi con la scuola, cioè le solite cose, le solite rotture di palle. Comunque, allora, avevo detto che riprendevo la serie non appena trovato una caverna, vaffanculo. Okay. Allora, eccola qua. L'ho trovata, innanzitutto sono andato a sbattere quasi un culo al mondo per trovarne una, poi finché non sono morto, e una volta che sono morto, più o meno sta casa mia a pochissimo di distanza. Sono andato verso di qua e ho trovato questa caverna. Più o meno sono andato a vederla dentro, un po' come potete vedere dalla torcia, però ho guardato solo quel punto là per vedere se era una caverna buona oppure era quelle solite buchi di fogna che facevano schifo al cazzo. Allora, comunque, niente. Ok, iniziamo a vedere cosa c'è nella caverna. Allora, già all'inizio abbiamo trovato questo carbone che mi serve assolutamente. Aspettate un attimo, controlliamo. Ok, un minuto. 50 minuti. Allora, prendiamo il carbone, ma non so se qua si cade di sotto. Penso di no. Allora, cominciamo a prendere. Allora, c'è la piccone di ferro, dov'è? No, non ho il piccone di ferro, fanculo, quindi se trovo qualcosa di buono non lo posso nemmeno prendere. Qua che c'è? Ok, allora, alla fatica che ci ho messo a trovare una fottutissima caverna è stata enorme, c'è una cosa immensa. Allora, prendiamo questo carbone. Spero che la mia serie di Minecraft vi piaccia. Visto l'ultimo video che ho pubblicato, mi sembra, cioè che ho messo sul canale, è stato quello su Cat Mario, se ricordo bene. Visto che è da parecchio che non controllo nemmeno il mio canale, non so di preciso quante visualizzazioni è arrivato. Speriamo di merda. Comunque, allora, andiamo qui. Vaffanculo, sali. Ok, vai. Questo è il carbone. Direi di tornare un attimo a casa a prendere il cono di ferro. Ah sì, rispetto all'ultima puntata di questa serie, sono andato non proprio avanti, ma comunque ho aggiustato un po' la casa. Allora, come potete vedere, ho fatto l'orto da quest'altra parte e non da là, perché lì un fottutissimo creeper del cazzo mi è esploso e mi ha fatto saltare in aria tutto il lavoro. Là ho fatto una piantagione di zucca, sì, di zucca. Ma non so se così cresce, perché la zucca ha un modo stranissimo di crescere, ma spero di sì. E qui ho messo la recinzione con i polli, che ogni tanto uccido, cioè quando mi serve. Comunque questo qua doveva morire perché mi stavo sulle palle. Allora, la zucca sta là, dove si fotte, andiamo avanti. Allora, qui ho messo le canne da zucchero. Sì, ho messo le canne da zucchero in questo modo, diciamo da separatore
contro i mob, se così vogliamo dire. Non so, mi piaceva e l'ho messo così. Comunque, mettiamo un altro qua. Quindi ne mettiamo uno qua. Qualche altro pure qua. Ah, devo fare presto perché dopo non posso, cioè non finisco nemmeno, cioè finisco il video che ancora non devo fare niente comunque. Allora, Edinburgh. Ah, ok. Allora, la casa è rimasta sempre la stessa. Ho fatto altre due case e ho messo i cartelli qua, i minerali. Allora, ecco qua. Per il momento abbiamo solo questi. Qua il cibo, ci ho messo tutta la roba da mangiare. Qua mettiamo l'uovo. Questo non lo devo portare. Allora, non ricordo se le canne. Allora, le mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua, vicino alle piante. Questo qua. Questo qua. E niente più. Ok. Questo ce lo portiamo. Questo piccone ce l'abbiamo, è tutto a posto. Lo metto a cuocere. Questa roba, il pollo. Ok. Se non mi sbaglio. Oppure, sì, parecchio pollo, ne ho 9. Ah, poi andando in giro a trovare la caverna ho trovato una marea di maiali e ovviamente l'ho uccisi. Ho fatto strage di maiali. E li ho cotti. Imbroglio sempre. Ok, mettiamo che si cuocia. Prendiamo questo. Vabbè, pure queste ce le portiamo. Questo mettiamo qua. Ok, porta per il piccone. E fa fanculo. Andiamo. L'unica cosa vorrei fare, cioè vorrei prendere del legno per craftarmi una cassa, in modo se troviamo qualche minerale abbastanza buono, diciamo, aspettate, fatemi consumare un attimo piccolo, cioè lascia, ok, in modo da, cioè, da metterci i minerali se per caso moriamo. Ok, mangiato, ma qua non devo mettere niente. Ecco, prendiamo il legno e facciamoci la cassa. Che il legno, mettiamo qua questo. Okay. Fatto questo, possiamo andare di qua. Stavo pure perdendo. Ok, mettiamo la cazzo e andiamo. Allora. Dov'era? Qua sono caduto prima. Ci stavo per ricadere come un mongolo di nuovo. Nabbo. Vaffanculo. Ok. Teniamo le nostre 64 torce, quindi posizioniamo le cazzo. Volta posizionate, pensiamo che possiamo scendere. Oh, buono, good. Questo non l'avevo visto prima. Avevo visto solo questo pezzo di carbone, pezzotto. Prendiamo il carbone, prima che prendiamo il ferro, diciamo, innanzitutto ci dobbiamo guardare le spalle perché non ho il volume e quindi può essere che qualche clicker ci inculi, quindi è meglio guardarsi indietro. Allora, ok, preso il ferro. Mettiamo la nostra cassa, ah vabbè, cazzo, la mettiamo qui, dove il ferro, aspettate, controllo la registrazione, ok, 9 minuti, ok, allora, mettiamo una torcia qui, un'altra, lì, visto qualcosa lì sotto, comunque, scendiamo,
Ok, speriamo di non incontrare mob, cioè parecchi mob. Ok, mezzo. Messo un po' di tempo, perlomeno ne ho trovata una come si deve. Allora, qui sotto. Altro ferro, carbone, ancora carbone, ancora altro ferro. Oh cazzo, vaffanculo, mamma puttana. Ok, innanzitutto mettiamo un po' di dolce in giro. Secondo me appunto c'è da andare indietro. Ok, dopo aver illuminato abbastanza, prendiamo la roba che mi interessa. Allora, spero di trovare qualche vaffanculo. Che cazzo è? Ma che cosa sei? Cosa sei? Mio Dio, l'esorcista. Cioè, io qua che scavavo all'improvviso mi è caduto un cazzo di pollo cavalcato da un cazzo di zombie. Ma vaffanculo. È un altro, vaffa, ma da dove cazzo esco? Nessuno più. Mori. Ok. Ma vaffanculo, ma da dove escono? Oh, meno male che non erano qui, sennò siamo fottutamente fottuti. Allora, mamma mia, quanto ferro. Ok, ma non ci posso, cioè, sto ancora pensando a quel zombie indemoniato che cavalcava quel pollo. Quanto ferro. Ok, di cubi di ferro abbiamo 19, buono, anzi buonissimo. Ok, mi sono perso. Dove avevamo messo la cassa? Non mi sbaglio sopra. Allora, vediamo un po'. Sì, sopra, infatti. Allora, direi che per il momento stacco questo video, sì, perché sennò ci metto un casino a caricarlo, c'è cioè un casino, poi se non mi sbaglio in tutto ci metto 50 minuti. Comunque, metterò il più breve possibile la seconda parte, quindi se volete ancora vedere me, il sottoscritto inculato da zombie indemoniati su polli, insomma, una cosa normalissima. Continuate a guardare i miei video, spolliciate e iscrivetevi al canale. Ciao!